Bene, allora iniziamo con presentarmi. Io sono Riccardo De Signori, faccio parte dell'ufficio studi di Brown Editore, società che tra i suoi asset ha Finanza Online, Finanza.com e Borse.it. Nell'intervento di quest'oggi parleremo appunto dell'importanza strategica in un'ottica di trading delle aperture, specialmente se consideriamo questo fattore legato all'uso di certificati a leva. In particolar modo dunque, certamente, allora i certificati a leva, nella fattispecie questi di BNP Paribas, si dividono in due categorie. Sono dei certificati a leva fissa, ossia che moltiplicano la performance del sottostante in modo fisso, nella fattispecie 5 volte, quindi a una variazione di un punto percentuale del FTSE MIB, nel caso è una variazione positiva del FTSE MIB dell'1%, il certificato a leva 5 permette di moltiplicare per 5 la performance del sottostante, ossia 5 punti percentuali la performance che farà registrare il certificate. Nello specifico, volendo appunto parlare dei certificati a leva della famiglia BNP Paribas, è possibile appunto fare trading sia al rialzo che al ribasso sul FTSE MIB, dunque sul paniere italiano, sul DAX e sull'Eurostoxx 50. Allora, dicevamo dell'importanza strategica dell'apertura dei mercati. Perché è importante l'apertura dei mercati europei? Perché sostanzialmente questo ci permette di vedere come sono impostati a livello di mood, quindi anche di sentiment, gli operatori europei dopo la chiusura dei mercati americani, dunque di Wall Street, e dei mercati asiatici. Una tendenza che è emersa negli ultimi anni e è un trend questo che dovrebbe essere destinato a proseguire sempre con maggior forza nel futuro, è legato proprio agli effetti che hanno le notizie macroeconomiche e le notizie in generale che provengono dall'Asia per quanto concerne appunto l'evoluzione delle quotazioni degli indici azionari e delle azioni europee. Questa tendenza appunto dovrebbe proseguire perché si considera che ormai quasi tutti sono concordi nell'identificare nel 2030 il possibile punto di sorpasso dell'economia cinese nei confronti di quella americana. Ricordiamo che l'economia americana attualmente è l'economia più grande al mondo, dunque entro il 2030 dovrebbe essere la Cina a superare appunto gli Stati Uniti e issarsi al primo posto. Dunque, perché vi è un'importanza strategica delle aperture? Perché appunto ci dice il sentiment degli operatori in quella determinata giornata e perché ci permette di impostare delle strategie di trading che, specialmente per quanto appunto riguarda l'uso dei certificati a leva, ci permette di amplificare i movimenti nel corso della seduta. Dunque, cosa sono le indicazioni maggiori che ci possono venire dall'apertura di un mercato? Allora, innanzitutto ci dice il sentiment. Dunque, se la giornata che presumibilmente ci attende sarà impostata al rialzo o al ribasso. Questa è una prima indicazione per selezionare la propria strategia operativa. Dunque, se applicare una strategia rialzista o ribassista. Cosa succede? Allora, il consiglio per gli operatori non professionali è quello di sostanzialmente non operare nel corso della prima ora. Perché non operare nel corso della prima ora? Perché nel corso della prima ora, oltre a vedere l'impostazione tecnica, dunque di fondo se rialzista o ribassista dell'indice, e in questo caso stiamo vedendo il grafico del FTSE MIB, varieremo a seconda del time frame per vedere gli eventuali punti operativi da implementare, appunto l'apertura ai mercati nel corso della prima ora ci dice le variazioni che sono disposti a accettare in apertura gli operatori. Questo ci darà dei livelli molto interessanti, per esempio dopo la prima ora, dunque andiamo adesso a vedere proprio il grafico a un'ora degli ultimi giorni, come vediamo la candela della prima ora è questa candela ribassista molto marcata, ok, questa qui, questa prima candela che vede, ok, è una candela molto marcata al ribasso che ci fa capire come sostanzialmente il mercato abbia aperto in prossimità dei valori di chiusura di ieri, ok? La mancata accelerazione evidenzierà ancora una volta come
in questa fase di mercato il risparmiatore privato è meglio che non operi per evitare falsi segnali, false rotture e tutte queste cose, appunto ci dice che il paniere in apertura si posiziona esattamente sui valori di chiusura di ieri. Questo potrebbe essere un segnale interessante in ottica rialzista, deve tuttavia trovare conferma. La conferma in questo caso, attenzione, non è legata solo al superamento del massimo della candela di chiusura del giorno precedente, ossia di questa candela, ma un reale segnale di forza in questo caso si avrebbe con accelerazioni sopra questo valore. Vediamo questa piccola spike, okay, che è il livello resistenziale lasciato peraltro in eredità da questa fase di congestione. Vediamo come proprio con la discesa registrata nel corso della seduta del 24 di ottobre vi sia stato un timido ritracciamento, ok, con le quotazioni che si sono riportate in quest'area di resistenza. Perché è un'area di resistenza? In precedenza questo livello era di supporto statico, una volta oltrepassato è diventato resistenziale in quanto per l'appunto questa candela ha portato le quotazioni sotto questo livello. Ok? Dunque al cedimento del minimo di questa candela, ok, noi abbiamo un segnale di vendita, segnale confermato proprio dalla candela successiva. Ricordiamo, questo è un grafico orario, quindi la candela è proprio di un'ora. E vediamo come il top vada sostanzialmente a testare questo livello resistenziale interpolato e dopo avvia una nuova fase di discesa verso appunto i supporti di area 18.800 che, come vediamo, nel corso della seduta del 24 di ottobre, dunque di ieri, hanno retto e hanno favorito il successivo ritracciamento. Ritornando al nostro argomento principale, dunque quello dell'apertura, non operare nel corso della prima ora, però monitorare i livelli, dunque il massimo fatto segnare nel corso della prima ora, il minimo fatto segnare nella prima ora e anche appunto il prezzo di apertura. Perché queste indicazioni ci serviranno a livello operativo successivamente per impostare le nostre strategie? Allora, per esempio, noi sappiamo che qui, okay, abbiamo avuto il minimo della prima ora. Alla violazione del minimo della prima ora si genera un segnale di debolezza da parte del paniere. Infatti vediamo proprio come in questa fase la candela dell'ora che sta maturando orora sostanzialmente abbia fatto segnare un massimo esattamente in corrispondenza dei precedenti minimi. Presumibilmente in quest'area, in tutta quest'area qui, il paniere cercherà comunque di sostenere ancora le proprie quotazioni. Tuttavia abbiamo già un'indicazione che ci dice che il paniere è inizialmente proiettato verso questo livello di supporto e successivamente verso questo. Un'indicazione di ulteriore negatività che emergerebbe e che ci potrebbe favorire un veloce trade che sostanzialmente punti a portare le quotazioni in area 18.800 verrebbe proprio nel caso vi fosse il cedimento di questo livello di supporto rappresentato da questo minimo e da questo minimo qui. Infatti sotto questo valore sostanzialmente noi vediamo come non vi è niente lasciato nel corso delle ultime sedute di livello di supporto. Vediamo però e abbiamo la consapevolezza che qui vi è un'area interessante in un'ottica di acquisto. Infatti abbiamo visto come proprio ieri il paniere, una volta giunto in prossimità di questi supporti, abbia rilanciato le proprie quotazioni. Dunque, cosa fare in questa fase? Allora, nel corso dell'apertura prima dell'apertura dei mercati, si può fare questo anche nel corso della prima ora, mentre appunto si vede il mercato come vuole impostarsi, il consiglio è quello di andare a vedere dei grafici su un orizzonte settimanale e giornaliero. Perché? Perché questo ci dà una visione di più ampio respiro sui livelli che sono importanti per il mercato e per gli investitori. Ossia, abbiamo visto in tutta la sua chiarezza come sostanzialmente una volta giunti in area 19.000 punti, il paniere abbia sì cercato di accelerare, abbiamo visto questo massimo che si è portato quasi in prossimità dei 19.500 punti, tuttavia la progressione e la forza mostrata dal paniere è andata via via decrescendo, anche perché comunque giungiamo da una fase di rialzo che è molto marcata. Adesso la possiamo anche vedere proprio, in un'ottica di più ampio respiro. Andiamo su un orizzonte temporale di 3 anni, vediamo come sostanzialmente l'indicazione di acquisto maggiore sia giunta con la violazione di queste resistenze dinamiche. Vediamo la trendline tracciata, successivamente abbiamo una prima violazione,
Sostanzialmente però il mercato vede ancora in questo livello resistenziale qui un punto di indecisione, non è ancora sicuro. Tuttavia questo movimento rialzista che porta alla violazione della trend line è un primo segnale che qualcosa sta succedendo, ossia vi è un numero di investitori che in questa fase è intenzionato a comprare ancora e sostenere le quotazioni. Abbiamo dunque un leggero ritracciamento che è all'incirca corrisponde al 50% del movimento di Fibonacci di cui parleremo, sia addirittura al primo livello di Fibonacci. Vediamo qui che appunto il paniere si ferma sul 61,8 del movimento calcolato dai minimi che vediamo qui a questi top. Prende, diciamo, qui alleggerisce la propria posizione, visto la presenza di un livello resistenziale, ritraccia, prende nuova forza e va di nuovo ad accelerare oltre la resistenza. Ecco, il vero segnale d'acquisto, la conferma dell'intenzione del paniere di accelerare, in questo caso si avrà proprio con l'accelerazione oltre a queste resistenze statiche indicate appunto qui. Vi sono diverse modalità di operare in questo caso. Allora, il trader risparmiatore più aggressivo entrerà a mercato direttamente qui. L'apertura a mercato, dunque con l'accelerazione oltre alle resistenze statiche, di fatto è un atteggiamento di trading più aggressivo, in quanto mi dice sostanzialmente che io dovrò tenere la posizione aperta anche qualora, come vediamo successivamente, inevitabilmente il movimento potrebbe aver corretto anche fin qua, per intenderci, comunque sempre mantenendosi sopra il nuovo livello di supporto dinamico. Io come trader, se dovessi entrare al rialzo sulla forza con l'accelerazione oltre queste resistenze statiche, dovrei assolutamente mettermi il mio stop sotto questi minimi. Ok? Perché sotto questi minimi? Perché sostanzialmente da qui vediamo come appunto riparte il movimento che porta all'accelerazione oltre alle resistenze. Dunque, nuovi ritorni delle quotazioni sotto questo valore sostanzialmente andrebbero a negare l'indicazione rialzista. Vediamo nella fattispecie che proprio la forza del nostro paniere, che è uno dei meglio impostati a livello mondiale direi da un punto di vista tecnico in questa fase, anche perché comunque abbiamo da recuperare molto dei ribassi maturati e della sottoperformance fatta registrare nei confronti degli altri indici, permette subito un rapido ritracciamento. Questo è un ottimo, interessantissimo punto d'ingresso. Tecnicamente si chiama pullback o test del cambio di stato. Perché si chiama test del cambio di stato? Perché per l'appunto questa trend line ribassista in precedenza rappresentava una resistenza dinamica. Dunque abbiamo la violazione, le resistenze diventeranno successivamente supporto minimo che va a testarsi, a posizionarsi esattamente sulla trend line. In questo caso abbiamo per l'appunto il test del cambio di stato delle resistenze che sono diventate supporti. Supporti che hanno mostrato la loro strategicità e hanno portato alla successiva accelerazione oltre 18.000 punti. Di fatto a questo punto noi vediamo, questi sono gli ultimi 3 anni, ho selezionato un orizzonte temporale così esteso per far vedere come di fatto la congestione rappresentata dalla soglia psicologica delle resistenze in area 18.000 punti abbia bloccato al ribasso in una congestione, in un rettangolo, in un trading range il paniere addirittura dall'agosto del 2011 per l'appunto fino all'ottobre del 2013. Ora vediamo chiaramente come l'accelerazione oltre i massimi fatti registrare a metà di febbraio del 2013 abbia a questo punto aperto uno spazio per un ritorno alle quotazioni del paniere principale italiano in area 20.000 punti. Non vediamo infatti particolari resistenze se non queste, ok? Tuttavia in questa fase è possibile attendersi una veloce correzione. A mio avviso non si tratterà di una correzione basata su un movimento univoco, ossia movimento rialzista intrapreso sostanzialmente dai supporti dinamici espressi dalla trend line, prima salita, ok? Questo è il campanello che ci dice, così come era successo in questa fattispecie qui, gli investitori sono posizionati nel medio termine al rialzo, sono interessati a comprare il paniere italiano perché si aspettano comunque che i ratio e i valori delle società che compongono il paniere italiano avranno nei mesi a venire un'ulteriore rivalutazione. Dunque questo abbiamo un primo segnale d'acquisto.
Anche qui, come vedevamo prima, è diverso il modello di approccio che può avere un trader, ossia può entrare long qui, o dunque alla violazione delle resistenze. In questo caso il mio livello di stop, che prima avevamo individuato in questo punto, viene alzato e viene posizionato sotto questo minimo. Perché? Perché sostanzialmente la violazione a un ritorno sotto questo minimo, oltre a incrinare leggermente il quadro tecnico, di fatto aprirebbe lo spazio per un ritorno delle quotazioni esattamente in quest'area. Vediamo come di fatto non vi sia nulla negli ultimi mesi in quest'area qui che non porti sostanzialmente al cedimento di questo e a un ritorno in quest'area. Tuttavia è presumibile, è difficile aspettarsi questo nell'immediato, o meglio, non credo che sarà lo scenario che andrà a svilupparsi nelle settimane e nei mesi a venire. Più probabile dunque che il ritracciamento in quest'area collochi sostanzialmente il paniere in un'area compresa fra i 17.710 e i 18.000 punti, questa area qui. Perché mi attendo un ritracciamento in quest'area qui? Perché appunto abbiamo visto come in una, due, tre, quattro occasioni sostanzialmente il paniere abbia lavorato in prossimità di questo livello resistenziale. Proprio aver lavorato quattro volte nelle vicinanze di questo livello resistenziale fa sì che un nuovo test del livello diventi sostanzialmente fondamentale per capire la portata e la forza del movimento in atto. Peraltro in questa fase, da valorare una visione rialzista, vi è anche un'altra figura, che è quella espressa da questo doppio minimo che vediamo, 1 e 2. Doppio minimo perfetto, come appunto avevamo già individuato in precedenza, resistenze che si quotazioni dell'indice che vanno a posizionarsi sulle resistenze e poi ritracciano. Dunque vi è questo doppio minimo, elemento che fa rendere strategica sostanzialmente l'area dei 17.700 punti. Vi è però anche questo top che abbiamo visto proprio in queste fase qui, ha avuto una lotta fra compratori e venditori che ha favorito il successivo movimento rialzista. Dunque questo è il quadro generale per quanto riguarda il FTSE MIB. Andiamo nello specifico adesso a vedere e ritorniamo dunque sull'apertura. In precedenza abbiamo detto come sostanzialmente il paniere ci dia delle indicazioni nel corso della prima ora, più che il paniere gli investitori, quelli di peso, quelli che muovono i portafogli delle banche, dei grandi istituti di credito, delle banche di investimento, si posizionano nel corso della mattina. Okay. Noi abbiamo in questa fase uno strumento molto interessante che è rappresentato per l'appunto dei certificati a leva, che ci permettono di ampliare anche dei piccoli movimenti. Consideriamo che se noi riuscissimo a prendere anche solo lo 0,2% del movimento della giornata, moltiplicando per 5 la performance sarebbe un 1%, che moltiplicato per l'appunto sul numero di sedute annuali renderebbe il tutto una posizione molto interessante. Dunque, il primo segnale di una giornata un po' in bilico sarà appunto il cedimento della candela di chiusura del giorno precedente. Un ulteriore segnale di indebolimento verrà generato nell'ora successiva con appunto il cedimento dei minimi della prima ora. Come operare in questa fase? Detto appunto che il paniere tra i 18.800 e i 18.900 punti potrebbe essere caratterizzato da un rimbalzo ulteriore del mercato, in questa fase io vado a prendere il movimento fatto dal paniere nel corso della prima ora, comunque del movimento che io vado a registrare, e inizio a individuarmi dei livelli. In questo caso io ho tracciato Fibonacci appunto dall'apertura delle quotazioni odierne fino ai minimi fatti segnare fino ad ora. Dunque, in caso di tenuta dei supporti in area 18.900, dove potrebbe rispingersi il paniere e dove potrei valutare io di intraprendere una strategia ribassista sull'indice? Ecco, allora, vi sono un'ulteriore considerazione da fare in questo caso nell'individuazione dei livelli. Dove hanno lasciato i mercati gli americani? Una cosa che magari se osserverete i book e i grafici vedrete che molto spesso gli europei nel corso della mattina vanno da una parte, gli americani appena aprono vanno dall'altra. Questo non è che è un movimento che va a negare sostanzialmente l'impostazione tecnica degli indici europei, è semplicemente una questione legata a dove hanno i contratti in mano gli americani.
Dunque spesso si vede che magari noi nella corsa mattinata andiamo a rialzo o a ribasso, apre l'America e gran parte del movimento viene ritracciato. Perché? Perché sostanzialmente gli americani cercano di riportare le quotazioni in prossimità del loro point of control, ossia del punto del prezzo, del valore dell'indice dove loro sono posizionati. In questo caso per l'appunto abbiamo usato Fibonacci. E i livelli Fibonacci sono sostanzialmente legati al, sono tre quelli principali, il 38,2, il 50% e il 61,2 del movimento. Questo ci potrebbe dare delle indicazioni che gli americani, considerando comunque che il movimento non è particolarmente marcato, potrebbero spingere le quotazioni fino in area del 38,2 del movimento ribassista che ha caratterizzato la mattina. Dunque per intenderci in quest'area. Ora, avere questa indicazione da sola non serve, non serve a sviluppare una strategia basata per l'appunto solo sul livello di Fibonacci, ma andrò a monitorare sul grafico quali sono i valori di prezzo che in quell'area, nell'immediata vicinanza del transito del 38,2% di Fibonacci, hanno avuto una rilevanza strategica. Dunque, come abbiamo visto, l'area 19.100 punti, oltre che essere molto prossima alla soglia psicologica di 19.000 punti, ci fa vedere come vi siano una serie di top in questa fase di congestione che poi ha favorito il successivo movimento rialzista, vi siano anche qui primo movimento, ritracciamento, questa candela molto brutta che fa presagire magari a un falso segnale. In realtà vediamo come l'indice vada a posizionarsi fra i 19.000 fra i 19.050 e i 19.100 punti. Dunque ecco che abbiamo individuato un'area che interpolando dovrebbe rappresentare un livello interessante di resistenza per la seduta odierna, area 19.100 punti. Di resistenza in questo caso perché noi ci siamo ritornati sotto questa mattina, sotto il livello. Dunque gli americani che ieri avevano chiuso in quest'area qui presumibilmente cercheranno di riportare le quotazioni all'insù, ok? Questa è l'occasione che ci può servire a noi per sfruttare anche le indicazioni giunte dall'apertura. Perché? Perché sappiamo per l'appunto che vi è Fibonacci che transita in quest'area, abbiamo visto come il livello compreso fra i 19.050 e i 19.100 punti abbia rappresentato dapprima un livello di supporto. Ora, analogamente a quanto abbiamo visto prima con la trend line che era diventata da resistenza a supporto, in questa fase dunque i supporti, quelli che in precedenza erano supporti, diventano resistenze. Cosa ci fa capire questo anche? Pensiamo semplicemente alla fase di apertura di ieri, ossia questa candela qui. Vediamo come il paniere con questo massimo sostanzialmente si porti in quest'area resistenziale, questa nuova area resistenziale appunto in precedenza supporto statico. Da lì una nuova discesa verso appunto i supporti che abbiamo visto in precedenza in area 18.018 punti. Dunque in questa fase, considerando che il mercato nella seconda ora non ha provato a riportarsi in area 19.100 punti, ma anzi ha proseguito la discesa già che aveva caratterizzato l'andamento e l'evoluzione delle quotazioni nel corso della prima ora, ha continuato a ribasso. Tuttavia questo livello noi ce lo dobbiamo tenere ben a mente. Perché? Perché ci potrà permettere di strutturare delle posizioni ribassiste, dunque a favore del trend che ha caratterizzato la mattinata, in caso di eventuali diciamo ritorni delle quotazioni del paniere appunto nell'intorno fra i 19.050 e i 19.100 punti. Ora, presumibilmente, ipotizzando per l'appunto che nel corso del pomeriggio gli americani riportino le quotazioni del paniere in quest'area qui, io posso entrare short esattamente in corrispondenza di questo top che rappresenta appunto il massimo fatto registrare nel corso della prima ora di contrattazione ieri. Dove posizionare lo stop? Lo stop in questa evenienza è abbastanza semplice da individuare. Allora, diciamo che le persone più conservative di fatto andrebbero a chiudere la posizione in caso di una progressione delle quotazioni sopra i massimi della mattina. Ancora una volta ci torna utile l'indicazione giunta dalla prima ora, ossia questo toppettino qui rappresenta finora il massimo della giornata. Un ritorno sopra di fatto rappresenterebbe un campanello d'allarme per chi ha delle posizioni ribassiste, in quanto ci dice attenzione, questa mattina quel livello era un livello che veniva venduto dagli investitori,
Ok, dunque tutte le persone che hanno venduto sostanzialmente hanno cercato di trarre beneficio dalla correzione. Non tutti però chiudono le posizioni in essere, perché infatti potrebbe essere che in questa fase, soprattutto con le indicazioni di potenziale ritracciamento che si è avuto negli ultimi giorni, potrebbe essere tranquillamente che appunto l'investitore che ha posizionato e ha aperto una posizione ribassista voglia riportare sostanzialmente il paniere in area 18.000 per trarre giovamento da questo ritracciamento. Okay? Dunque vi sono diversi time frame da valutare. Per l'investitore che appunto sfruttando anche i certificati a leva vuole di fatto trarre giovamento dal singolo movimento del paniere e anche di piccoli movimenti del paniere, potrebbe invece per l'appunto essere interessante posizionarsi al ribasso in caso di un ritorno delle quotazioni per l'appunto in quest'area qui. Stop per quelli che hanno una visione più conservativa appena le quotazioni superano questi due top, eventualmente per chi invece avesse una visione ribassista con un orizzonte temporale un po' più lungo o comunque che crede veramente in una correzione del paniere, lo stop andrebbe posizionato esattamente sopra questo massimo qui, perché sopra questo massimo, come abbiamo visto prima, questo toppettino qui era stato lasciato in eredità dalle nuove resistenze in precedenza, supporti statici che avevamo visto in quest'area qui. Dunque alcune indicazioni sono importanti, l'abbiamo visto sia dall'apertura, in un'ottica di implementazione delle strategie di trading. Detto questo, a parte che se avete domande specifiche su come posizionare le trend line, come usare Fibonacci, quali sono i livelli di Fibonacci, non fatevi problemi anche da casa a fare delle domande, risponderemo immediatamente. Andiamo a vedere Fibonacci. Allora, Fibonacci sostanzialmente viene utilizzato, i ritracciamenti di Fibonacci, vi sono due tipi di Fibonacci che vengono usati nel mondo di trading, sono le estensioni e i ritracciamenti. Le estensioni sostanzialmente vengono usate per fare delle proiezioni su dove potranno andare le quotazioni in paniere, ossia, presumibilmente, faccio l'esempio, uno degli esempi più semplici, ipotizzando la presenza di un doppio minimo su un grafico o di un doppio massimo, io andrò a prendere, per quanto riguarda il doppio minimo, il minimo e il punto di resistenza statica che si sarà venuto a creare fra la prima onda ribassista e la seconda onda ribassista. Dunque prendo Fibonacci, l'estensione di Fibonacci, la posiziono sul minimo e sul punto di resistenza e in automatico la piattaforma mi consentirà di vedere il livello di proiezione delle quotazioni. Anche in questo caso a cosa mi serve utilizzare l'estensione Fibonacci? L'estensione Fibonacci mi serviranno per vedere, ok, la proiezione delle quotazioni del paniere, però essendo che l'analisi tecnica si basa molto anche sull'evoluzione passata dei corsi delle azioni, ecco che sostanzialmente andrò a vedere ipoteticamente che se l'estensione del paniere mi posiziona, non lo so, l'indice a 19.700 punti, però osservo che in area 19.400 c'è stata una lotta fra compratori e venditori, è evidente che già io con una posizione in guadagno potrò decidere di o ridurre la mia posizione esattamente in prossimità dei 19.400 punti, dunque portando a casa parte dei guadagni e lasciando l'ulteriore posizione aperta eventualmente con un target posizionato a quello dell'estensione, oppure potrò decidere di incassare e portare a casa tutto. Perché dico questo? Perché talvolta non conviene, più che talvolta molto spesso non conviene dire ok, l'estensione della figura mi proietta le quotazioni a un determinato prezzo, io uscirò solo a quel prezzo. Non conviene farlo perché magari per 10 punti si rischia di non riuscire a uscire, dopodiché inizia la correzione che magari è semplicemente il ritracciamento verso le vecchie resistenze che appunto sono diventate in questa fase supporto e di fatto io mi mangerei tutto il guadagno maturato, non solo, ma oltre a mangiarmi il guadagno maturato, questo mi porterà a non sviluppare ulteriori strategie rialziste o ribassiste a seconda dell'impostazione tecnica di fondo, esattamente nella fase di ritracciamento. Dunque andiamo a perdere un'ulteriore possibilità di trading, anche perché come abbiamo visto sul grafico prima, avevamo il grafico giornaliero basato sui 3 anni, adesso abbiamo visto la fase di congestione, magari la posizioniamo su un anno,
Ecco, ipotizziamo questa fase qui. Un trader entra in acquisto qui perché ha già avuto un campanello che l'impostazione del mercato sembra rialzista, perché questa trend line è stata violata, è vero, le quotazioni ci sono tornate sotto, però vi è un campanello, attenzione, qua i compratori stanno iniziando a mettere in discussione questo livello resistenziale. Ok, finora si sono fermati in corrispondenza di questo livello resistenziale statico, però ci sono delle indicazioni. Dunque, o entrando qui o entrando sulle nuove accelerazioni con un ritorno alle quotazioni sopra sostanzialmente quelli che sono diventati i supporti dinamici e che in precedenza erano le resistenze dinamiche, mi permettono di sviluppare una strategia rialzista. È evidente che qui vi era un livello resistenziale che poteva essere sentito. Io, entrato in long in questa fase qui, posso permettermi il lusso di vedere come per alcun tempo sostanzialmente le quotazioni sono in bilico. Se accelerare sopra, questa è un'indicazione che può far molto male agli investitori, infatti si vede una piccola fase di congestione e le quotazioni che cercano di accelerare nuovamente. Ecco, entrare in ingresso long qui può fare male se non si ha uno stop calibrato bene. Perché? Perché nel momento in cui io vedo questa ulteriore discesa mette in discussione la mia visione. Mettere in discussione la propria visione è un... Da un lato rappresenta un elemento positivo, in quanto la flessibilità mentale dei trader è una delle cose più importanti, tuttavia potrebbe farci perdere di lucidità, ossia ipotizziamo che io mi tengo la posizione qui, vedo questo movimento ribassista, potrei avere delle preoccupazioni e decidere per assurdo di chiudermi o alla pari o addirittura in perdita, perché se io sono entrato magari in long qui e vedo che le quotazioni mi ritracciano e vanno a farmi questo minimo sotto il mio punto d'ingresso, a quel punto io, che avevo maturato in precedenza dei guadagni, dico ok, il trader più intelligente chiude alla pari con un piccolo guadagno che le permette di pagare le commissioni, quello magari meno smaliziato, preso anche da un attimo di panico, decide di chiudere. Cosa succede successivamente? Abbiamo questo movimento e vi assicuro che un movimento così è capace di distruggere completamente il sentiment e l'impostazione mentale di un trader. Perché? Perché innanzitutto dice, ecco, io ero entrato bene, avevo trovato il movimento che mi avrebbe dato la giusta direzionalità, ero a favore del trend, però l'ho chiuso. Vedo questo grafico e dico, però vedo che è vero, queste resistenze sono state superate. In questo caso vi è un doppio minimo che è grande come una casa, quindi è anche difficile in questo senso, però potrei decidere per assurdo di posizionarmi in vendita a 18.000 punti. Perché? Perché mentalmente io ho perso la mia convinzione in scia a questo ritracciamento, che è stato un semplice ritracciamento. Dunque, per assurdo potrei mettermi in vendita in quest'area qui, vedere che però le quotazioni passano dopo aver completato, passano all'insopra il mio punto di vendita dopo aver completato il pullback, e questo di fatto mi porterà a una ulteriore perdita e a non beneficiare del rialzo del paniere. Questo appunto per quanto riguarda il FTSE MIB e nello specifico appunto su come gestire una posizione d'acquisto. Per quanto riguarda invece nello specifico la tendenza di questi giorni, appunto abbiamo visto come sostanzialmente una volta giunti in prossimità, volevo farvi vedere se è possibile un interessante trend line che presumibilmente vi farà anche capire. Aspettate che su questo time frame un po' più... No, aspetta, scusate. Ok. Vabbè, comunque sostanzialmente vi è una trend line tracciata con i minimi del 4 e del 17 di aprile, anche da casa potrete verificare voi stessi, che sostanzialmente fu violata in prossimità del mese di giugno del 2013. Noi vediamo come questa trend line qui, su questo grafico non si vede perfettamente, ma è stata violata nel corso del mese di giugno. Una prima volta ha tenuto il livello resistenziale. Ora abbiamo visto come il paniere, che una volta superato i 18.000 ha avuto una chiara impostazione rialzista che proietta di fatto il paniere quantomeno ai 20.000 punti, abbia visto
il paniere, decelerare proprio in presenza di questo livello resistenziale. Ecco il perché è possibile attendersi un'ulteriore correzione in area 18.000 punti, perché qua vi sarebbe il secondo pullback, è stato fatto il secondo pullback, io non l'ho tracciato alla perfezione, ma vi assicuro che se voi a casa andate a vedere, a prendere i minimi del 5 e del 17 di aprile e tracciate una trend line ascendente, andrete a vedere proprio come questo top andrà a posizionarsi esattamente sulla trend line che abbiamo tracciato. Sì. Aspetti che le passo. A 17.500 c'è un gap, vedo. Sì, è a 17.500, oltre appunto all'importanza psicologica, si è verificato appunto il pullback preciso. Dunque, una volta, noi dobbiamo considerare che magari alcuni hanno preso posizione, ne conosco anche alcuni, hanno preso posizione, hanno tratto giovamento da tutto questo movimento. Cosa farebbe lei? Se lei vedesse che l'accelerazione del paniere tende a calare, siamo arrivati in un'area resistenziale che già ci ha mostrato la sua strategicità qui, in questa occasione, perché al cedimento a trend line le quotazioni subito si sono spinte sui minimi e ci ha dato un'importanza strategica anche in quest'area qui con una lieve correzione. Dunque, molti operatori, se gira, sentirà anche, in questa fase qui hanno preferito, diciamo, ridurre la propria posizione o chiudere. Il gap è legato anche a quello. Ovviamente il gap è ci dà delle indicazioni molto interessanti, in quanto ci permette, una volta che il gap viene chiuso, di riposizionarci nella direzione del contromovimento principale in questo caso. Dunque, un ritorno delle quotazioni eventuali in prossimità di questo livello resistenziale ci permetterebbe di sviluppare una strategia ribassista davvero interessante, in quanto lo stop, abbiamo già un livello di stop, quale sarebbe? Quale sarebbe? Questo punto qui, ossia con accelerazioni oltre questo massimo. E perché ci rende ancora più interessante l'indicazione? Perché proprio vediamo come vi è una spike marcata, la spike è rappresentata da questo punto, la parte superiore o inferiore al corpo della candela, vengono anche chiamate shadow, ossia ombre. Più profonde, più marcati sono questi movimenti, più ci segnalano un'indecisione all'interno del mercato. Ossia, facciamo un esempio di una shadow ribassista o rialzista, di una shadow ribassista. Allora, ipotizziamo il mercato che vede i venditori molto agguerriti, dunque le quotazioni iniziano a scendere. Cosa succede? Perché abbiamo la shadow? Arrivati a un determinato livello di prezzo, i compratori dicono, sapete che c'è? A nostro avviso questo valore è un'occasione interessante per sviluppare delle strategie rialziste. Iniziano a comprare, il mercato recepisce e capisce anche guardando i volumi sul book che vi è questo cambio di sentiment. Vi consiglierei anche di operare guardando il market profile nello specifico per capire anche i livelli molto strategici dove posizionarsi e analizzare i volumi. Dunque, io vedo che i compratori tornano, le quotazioni immediatamente iniziano a risalire. Noi avremo una shadow, dunque una parte inferiore di candela che è rappresentata dalla lineetta molto marcata, ok? E quello ci darà un'indicazione che in quell'area i compratori sono tornati, vi è stata una forte lotta. Al cedimento di quel minimo, qual è l'indicazione che ci viene data? Che al secondo test dei valori i compratori non esistevano più. Dunque cede il minimo dove in un prima istanza vi erano stati i compratori, presumibilmente chi aveva delle posizioni long in essere che non le ha chiuse andrà in stop, viceversa i venditori diventeranno ancora più agguerriti, dunque avremo un'accelerazione ribassista in questo caso. Nello specifico qui appunto che avevamo una visione ribassista, a eventuali ritorni sopra questa spike getterebbero sostanzialmente le basi opposte allo scenario che abbiamo visto, ossia capiamo che i venditori hanno sostanzialmente mollato la mano, magari perché hanno venduto in quest'area e chiuso guadagnando poco, ma hanno comunque preferito non riposizionarsi in vendita, dunque quelli che avranno le posizioni short ancora in essere andranno in stop, quelli che erano intenzionati a comprare avranno un'ulteriore indicazione di forza che cercheranno di trarre da cui trarre giovamento e di cavalcare. Ecco che
con le spike, dunque con dei valori molto interessanti, dunque con delle candele che hanno delle shadow, delle ombre sopra o sotto a seconda del tipo di candela. Ecco, questa è un'ulteriore indicazione che ci può essere interessante in ottica di trading, ossia alla violazione, al rialzo, al ribasso di una di queste shadow, io posso andare capisco e posso sfruttare la direzione che il mercato andrà a prendere. Più alta l'ombra, più è importante la candela. Più, allora, addirittura, proprio c'è il legame, è proprio questo. Più è alta l'ombra, più è grande l'indecisione. L'indecisione degli investitori, ossia è vero, i compratori ipoteticamente hanno cercato di alzare e portare sulle quotazioni, però questa loro volontà rialzista è stata subito diciamo picchiata dai venditori, che appunto hanno causato un brusco calo delle quotazioni. Dunque avremo una shadow, un'ombra superiore alla candela molto marcata. Ecco, più è marcata la shadow, più è interessante la strategia che si può sviluppare. Allora, eventualmente un modo operativo per sfruttare queste shadow è anche semplice, generalmente con un congruo rischio, cioè un congruo rapporto di rischio rendimento, è quello di entrare a mercato alla candela successiva o la prima candela che andrà a rompere i minimi della candela che ha appunto un'ombra molto marcata. Ok? Perché? Perché mi dice a quel punto, ok, i compratori hanno cercato di portare all'insù le quotazioni, i venditori le hanno riportate al ribasso, ok? Se rompe i minimi, presumibilmente nuovi venditori, anche perché comunque la shadow è vista da tutti, si attaccheranno al trend, all'inversione del trend, perché appunto abbiamo l'indecisione di prima, ossia i compratori non hanno più mostrato la forza necessaria per chiudere sui massimi e tutto, anzi i venditori hanno cercato e sono riusciti a riportare al ribasso le quotazioni. Dunque, al cedimento del minimo della candela io entro short. Dove metto lo stop? Anche in questo caso è molto semplice, lo metto sopra i massimi dell'ombra. Se vogliamo vediamo i 5 minuti. Non si sente? Sì. A conclusione di questa esposizione prendiamo il MIB attuale. Quindi adesso cosa vale? 19. Sai che si è bloccata la piattaforma? Vabbè, non importa, dai. No, allora in questo caso, in un'ottica, più o meno i valori io già li conosco, purtroppo come vede il grafico. Non importa, è il concetto che serve. Esatto, allora in questa fase abbiamo detto che il livello fondamentale che ci ha fatto capire che nel medio e lungo periodo l'impostazione sarà rialzista su FTSE MIB è stata l'accelerazione oltre 18.000 punti. Va bene. Abbiamo anche detto che l'area compresa fra i 17.700 e i 18.000 è un'area molto importante in ottica rialzista di medio termine. Cosa è possibile attendersi, considerando per l'appunto che il paniere ha mostrato un rallentamento una volta giunto in prossimità delle resistenze dinamiche espresse da trend rialzista tracciata con i minimi del 5 e del 17 di aprile? Pari a quanto? Prima fase di distribuzione, la costruzione di una figura che potrebbe essere in questo caso un double top o un test e spalle ribassista, una distribuzione dunque dei compratori di prima istanza che preferiscono liquidare e dei venditori in area 19.350-19.450, una distribuzione appunto in quell'intorno lì, e successivamente alla prossima gamba ribassista appunto una discesa che dovrebbe favorire la prosecuzione del movimento ribassista utile al completamento del ritracciamento in area 18.000, compresa nell'intervallo fra i 17.700 e 18.000. Ovviamente su questi fattori vi sono diversi elementi, specialmente in questa fase di mercato, che vanno ad aleggiare su questi sviluppi. Non so, penso al tapering americano, penso alle questioni politiche italiane. Sì, chiaro, quelle sono. Vi sono diversi fattori. A livello grafico di base, la fattispecie è che è possibile attendersi per l'appunto una distribuzione ulteriore in area 19.350-19.450 e una successiva correzione. Perché questo anche?
Ricordiamoci dove siamo. Siamo praticamente a fine ottobre. Siamo praticamente a fine ottobre. Il fine del 2013 si sta avvicinando. Veniamo da un anno che è stato positivo per tutti i mercati finanziari, specialmente quelli azionari. Ci sono i bonus che dovranno andare in pagamento. Dunque, molti trader delle banche, comunque molte banche, cercheranno di non andare a incidere negativamente sulle performance e dunque andranno sostanzialmente o a incassare i rialzi maturati nei mesi precedenti o viceversa, appunto, non si posizioneranno più in acquisto se non in area 18.000-17.700. Questo è un elemento che va considerato, infatti per l'appunto valutare anche il periodo dell'anno all'interno del quale ci si trova è fondamentale, perché comunque vi è l'ultima parte dell'anno dove, specialmente vedendo gli ultimi anni di difficoltà che si sono avuti, le grandi banche d'affari, probabilmente i trader delle grandi banche d'affari preferiranno partire, cioè preferiranno incassare il bonus sulle performance maturate finora piuttosto che andare a incidere su questo con degli effetti negativi anche su quelli. Quindi il rally di Natale è già mangiato? Non è detto che, allora, si potrebbe per assurdo venire a creare il rally di Natale in caso di una correzione nel corso del mese di novembre. Ok, se il ritracciamento in area 18.000 dovesse avvenire già nel corso del mese di novembre, sì. Ecco, a quel punto i compratori in quell'area tornano e vi sarà un ulteriore balzo. Però non è quello da considerare proprio, ok, come rally di Natale, perché il rally è già in atto. Sì, è già in atto. È già in atto. Quindi ha già scontato praticamente. Attenzione, noi abbiamo come paniere FTSE MIB delle grandissime possibilità rispetto al DAX. Allora, è vero, sentiamo quotidianamente il DAX aggiorna i massimi storici, l'S&P aggiorna i massimi storici, benissimo. Allora, l'America in questa fase, nel momento in cui iniziano il tapering, secondo me verrà massacrata. Il miglior posto come area di paese dove fare investimenti a livello azionario in questa fase è l'Europa, tant'è vero che si parla di grande rotazione, ossia non della rotazione settoriale ma proprio della rotazione continentale. L'America è stata quella che ha trainato gli ultimi anni di mercato. Abbiamo avuto la fase giapponese che presumibilmente ritornerà anche in quest'ottica, e abbiamo però visto l'Europa che per mille vicissitudini è sempre stata penalizzata. All'interno dell'Europa vi sono appunto dei distinguo. I panieri dei paesi periferici, nel specifico Spagna e Italia, sono quelli che più hanno pagato dazio, altri che avevano un'economia molto rilevante invece, come appunto la Germania, hanno proseguito la propria corsa verso i massimi. Dunque, nel 2014 la preferenza degli investitori internazionali dovrebbe proseguire verso FTSE MIB e IBEX. Tuttavia abbiamo veramente delle cose molto interessanti a sviluppare. Io non credo che ci fermeremo ai 20.000 punti, andremo ben oltre i 20.000 punti nel corso del 2014. Questo però, il timing del momento della scelta di ingresso è fondamentale per appunto non trovarsi in quella condizione psicologica di cui parlavamo prima, ossia quella condizione in cui sono posizionato inizialmente nel verso giusto del mercato, mi faccio spaventare o non opero bene andando a magari smontare un po' la mia posizione, poi rimontarla in valori sottostanti così. Dunque, questo è uno dei problemi maggiori, avere una giusta direzionalità e una giusta strategia operativa. Abbiamo visto com'è appunto con l'analisi tecnica, vi sono delle indicazioni che ci permettono di ottimizzare questo e appunto sfruttare a nostro favore le variazioni appunto dei mercati. Oh. Il 25.000 che dicono del 14 potrebbe essere... Non è da escludere, non è da escludere. Ma solo 17.000 no. E l'inversione che c'è stata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è stata molto importante, molto molto molto. Quindi potrebbe essere poco probabile addirittura a 17. È poco probabile una correzione fino a 17. Questo si potrebbe dire, insomma. Sì. A voce ferme, poi se capita qualcosa. È inevitabile che se domani cade il governo italiano, se certo, ci sono una serie di fattori che vanno appunto monitorati costantemente. Certo. L'impostazione tecnica di base attuale è questa.
Ok, io ho finito il mio intervento, lascio... Benissimo, la ringrazio, molto interessante. Lascio la parola a Nevia Gregorini, che è la responsabile marketing di BNP Paribas.